Buon pomeriggio a tutti, sono Gianfranco Bledig, area manager di Lesafra Italia e a nome di tutti i colleghi vi do il benvenuto al secondo webinar del 2020. Questo incontro nasce sull'onda dello scorso incontro che abbiamo avuto circa un mese fa, proprio in queste sede, parliamo del Banking Center di Sissa Trecasali, che ha riscosso grande successo sia in termini di contatti che di partecipazione. E quindi abbiamo ripetuto questo aspetto con un nuovo argomento. Prima di cominciare a passare direttamente all'aspetto pratico, vorremmo spendere un paio di parole su chi è Lesafra. Il gruppo Lesafra ama definirsi un gruppo multinazionale, multiculturale, familiare. Perché questo? Perché ormai nel lontano 1853, nel nord della Francia, nelle vicinanze di Lille, la famiglia Lesafra fondò l'omonima azienda e attualmente, dopo circa 170 anni, guida ancora lo stesso gruppo, con gli stessi valori di una volta, valori etici, valori morali e anche di ecosostenibili. Alcuni numeri sull'azienda Lesafra. 10.500 collaboratori, 66 stabilimenti in oltre 50 nazioni del mondo, 200 paesi in cui vendiamo regolarmente le nostre soluzioni, per un fatturato totale di 2 miliardi di euro. Questo ci fa capire, tutto sommato, che il gruppo è molto importante, ma ci sono altri due aspetti che ci rendono molto orgogliosi di questo gruppo. 10 laboratori di ricerca e sviluppo, modernissimi e presenti in tutti i continenti, nonché 44 Banking Center, e ricordo e ripeto, 44 Banking Center presenti in tutti i 5 continenti che rendono Lesafra uno dei gruppi sicuramente più importanti e con la maggior conoscenza nel mondo della fermentazione e della lievitazione a livello internazionale. Per noi è anche bello ricordare a volte che un pane su tre nel mondo viene preparato solitamente con un lievito o con un ingrediente di Lesafra. Ora passeremo alla parte tecnico-pratica, anzi anche teorica, ma vorremmo dare un consiglio inizialmente. Il consiglio è quello di ottenere un bel successo come la scorsa volta, come lo scorso incontro, grazie all'interazione. Purtroppo non possiamo ancora organizzare, come abbiamo fatto fino allo scorso anno, degli incontri presso il Banking Center di Sissa Trecasali, dove siamo tuttora presenti. Però si può tranquillamente, e anzi vi invitiamo a farlo, utilizzare la chat facendo tutte le domande che ritenete necessarie. Non ci sono domande inutili, come non ci sono neanche domande banali. Ci sono soltanto tante curiosità che magari noi vorremmo aiutarvi a soddisfare. Ora io direi di lasciarvi in mani decisamente capaci, decisamente sapienti, di una persona che è nata in Francia, però ormai è 100% italiano, a tutti gli effetti. Ha una grande esperienza internazionale, ma al tempo stesso una profonda conoscenza del mercato italiano, visto che da tanti anni lavora qui con noi. Responsabile del Banking Center Italia. Beh, io passerei a questo punto la parola al maestro e amico Christophe Carlot. Christophe, a tua. Grazie Gianfranco. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo incontro che faremo questo pomeriggio sul precotto. Quindi sì. Adesso vi mandiamo le slide, così da avere. Grazie. Allora, il precotto. Perché? Perché già utilizzare il precotto? Quali sono i vantaggi di questa tecnica? Quindi, prima di tutto, per anticipare questi punti di affluenza importante, quindi possono sempre essere utili. Possono servire per i clienti particolari, hotel, ristoranti,
Anche per allargare l'offerta servono, possono servire a fare tanti tipi di prodotti che magari a fare tutto diretto si fa più fatica. Qua possiamo anticipare un po' la produzione e proporre più cose al negozio. E anche facilitare quindi in questo senso il lavoro, perché possiamo anticipare un po' e avere quindi giornate meno impegnative, se posso dire. Se passiamo alla seconda tavola, il principio. Allora, il principio cos'è del precotto? Il principio è di far gelificare gli amidi, però fermarsi a quel punto prima che la reazione di Maillard, quindi la caramellizzazione della crosta, inizia. Questo è il principio del precotto. Quindi è di fermare questo processo produttivo durante la cottura e poi finirlo in un secondo momento. Adesso vediamo quanto e come. Ne esistono due tipi, il surgelato e il fresco. Oggi ci concentriamo sul fresco perché il surgelato è più complesso e più, diciamo, ha più problematiche. Quindi noi ci fermeremo sul fresco. Nulla vieta che se avete qualche domanda sul surgelato ci risponderò senza nessun problema. Christophe, una cosa. Sì. Possiamo considerare magari il precotto fresco il primo step per aumentare il proprio assortimento, ma senza dover fare un grosso investimento all'interno del proprio punto vendita? Sì, 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 può essere una prima prova per capire come funziona e come non funziona, e poi, come dici tu Gianfranco, secondo step di andare verso magari qualcosa di surgelato o qualcosa di diverso, insomma. Quindi può essere assolutamente una buona partenza. Il precotto. Cosa si può fare e cosa non si può fare? Perché alcune cose non si possono fare. Cominciamo da quello che non si può fare. Cerchiamo di avere pani non superiori come peso al 350-400 grammi. Perché? Perché se no il prodotto è troppo grande, quindi la struttura interna non è ancora gelificata e l'esterno comincia a prendere, diciamo, il colore. Quindi in questo senso abbiamo un problema perché crolla la struttura. Quindi non si può fare. I pani morbidi, perché non ha senso, nel senso che un pane morbido è già un prodotto cotto poco che rimane morbido, quindi non ha senso di farlo precotto perché se no la struttura non tiene nemmeno. La focaccia genovese secondo me non ha tanto senso. E tutti i dolci, cornetti, brioche e quant'altro, non si può fare perché semplicemente la fisica non ce lo permette, perché il prodotto, una brioche, un cornetto, deve essere cotto per poter mantenersi. Sappiamo bene che anche un croissant cotto anche un minuto in meno tende anche a crollare. Quindi in questo senso capite bene che non si può assolutamente fare i dolci in questo senso. Quello che si può fare, tutto il resto potrei dire, quindi da pani, panini fino a un 300 grammi circa, tutti i tipi di pane, quindi da pane bianco di semola, pane integrale, pane al lievito madre, i pani speciali, qualche mix, per esempio qua vedremo sul tavolo qualche mix che abbiamo fatto, le pizze, la romana, o semplicemente la pizza in teglia, semplice perché
permette di ci consente di poterlo fare, insomma. Vedo Christophe Inventisse, sì. E quando leggo questo nome la mia indole un po' commerciale viene immediatamente fuori. E quindi la mia domanda, forse hai già anche risposto prima parzialmente, significa questo che utilizzando un semilavorato Inventis possiamo anche preparare un precotto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Possiamo senza nessun problema, qua per esempio possiamo vedere qui un sette cereale, qua poi abbiamo altri prodotti tipo questi davanti, che è un prodotto con il Giappone, con il tè matcha. Possiamo fare di tutto tranquillamente. L'importante è di rimanere su dei pesi giusti. Sotto i 300 grammi. Come sotto dice. I 350-400 grammi, okay. E fare un pane, diciamo, con crosta. Ok. Quello è il principio. Si può fare assolutamente tutto, comunque, non c'è problema. E vedevo anche, si parlava di BD100, no? Sì. Della linea Livendo. Sì. Ma, allora, all'interno del cereal gran mix noi abbiamo già il lievito madre essiccato, sì. Proveniente dalle segale. Se volessimo integrare con una pasta acida, ad esempio il BD100 che ha una base di semola di grano duro, può andare ad arricchire, va ad alterare il risultato finale oppure si può tranquillamente usare, Christophe? No, si può utilizzare, nel senso che qua abbiamo davanti a te questo prodotto che è un pane di semola che è stato fatto con un'aggiunta di pasta acida di grano duro in modo da portare anche un po' di gusto in più al nostro prodotto. Quindi si può utilizzare, come dicevo, qualunque tipo di prodotto utilizziamo per poter fare i nostri prodotti precotti. Quindi se penso a un nostro cliente target, tipo il panificio artigianale, sì. L'artigiano può assolutamente personalizzare questo tipo di ricette e anche questo tipo di tecnica di precottura. Assolutamente, sì, si può divertire, diciamo, a fare una gamma ampia anche utilizzando queste paste acide, per utilizzare magari la stessa ricetta di sempre, però aggiungendo questa pasta acida in più. Vabbè, abbiamo una domanda, ce ne approfittiamo per... Allora, ci chiedono, Christophe, fino a che idratazione si può fare? Quindi quanta acqua possiamo aggiungere alla farina o al semilavorato? Non abbiamo un numero fisso, perché qua possiamo vedere sul tavolo, se prendiamo il tavolo intero, abbiamo da un panino, una baguette, che ha un 55-58% di acqua, fino a una ciabatta, questa qua, dove abbiamo l'85%. Abbiamo anche una romana qua, posso anche far vedere qua, una pizza romana, abbiamo anche là il 90% d'acqua. Quindi non c'è un numero limite in alto. In basso sì, diciamo la pasta dura, non so fino a che punto funziona. E un altro amico o un'altra amica ci chiede perché la pizza si può fare e perché la focaccia no. Sì, diciamo che la pizza viene farcita, quindi c'è il pomodoro, formaggio, quello che vogliamo sopra. La focaccia, diciamo che è basica e l'olio durante la precottura viene assorbito e non ha più questo stesso effetto una volta finita la cottura, la seconda cottura. Quindi è per questo, cioè non ho detto che non si può fare assolutamente, però ha meno senso. Mancherebbe quella fragranza della focaccia, sì. Appena sfornata. Sì, manca qualcosina. Sì. Sì, sì. Sono d'accordo con te. Grazie. Riprendiamo le slide. Bene. Allora, punti importanti. Il processo produttivo,
non ha importanza, come abbiamo visto qua davanti, da un prodotto diretto, indiretto, fatto con biga magari, fatto con un lievito madre, con o senza puntatura. Faccio qualche esempio, per esempio la ciabatta per motivo, diciamo, miei di lavorazione, ho fatto l'impasto martedì, l'ho messo in frigorifero, mercoledì ho finito di lavorare, quindi ho spezzato e ho cotto, quindi si può fare anche benissimo su 2 giorni, si può adattare a qualunque tipo di prodotto. Anche sul primo prodotto, Gianfranco, se lo puoi far vedere, magari sì. Il primo qua è fatto con lo starter, l'argomento del primo incontro, questo starter LV2 che ci permette di fare un lievito madre, e comunque siamo riusciti a fare anche un pane a lievitazione naturale, in questo caso pane integrale, precotto. Ovviamente qua abbiamo fatto un 350 grammi di pasta, abbiamo un prodotto che si mantiene e mantiene la struttura. Gianfranco, se vuoi. Beh, devo dire che sia visivamente che a livello profumo, quando lo sentivo questa mattina in cottura, dà un risultato veramente ottimale. Sì, assolutamente. Sì, sì. E non perde, diciamo, del suo durante la, anche se lo facciamo precotto, e questo è importante, perché molto spesso si può anche dire sì, però perdiamo qualcosa se, diciamo, è fatto a regola d'arte, otteniamo un prodotto uguale al pane fresco. Ti interrompo un attimo, perché Giovanni ci crede, ci chiede se il precotto fresco per quante ore può essere tenuto e si può tenere anche in frigo, magari in pellicola. Sì, allora ne avrei parlato appena dopo, però sì, il prodotto, magari riprendiamo le slide perché mi sembra che sia su quella dopo, non mi ricordo male. Ok. No, vabbè, allora fa niente, tanto teniamo questa. E il prodotto precotto fresco si mantiene per 2 giorni, 3 magari, ma non di più. Come si fa? Non si mette in frigorifero, assolutamente, assolutamente niente in frigorifero, però si mette a temperatura, diciamo, ambiente, imbustato, in modo che si mantiene il prodotto, perché mettendo in frigorifero il prodotto si asciuga ancora di più, quindi è fondamentale lasciarlo fuori. Bene. In questo caso, sì. No, vedo che menzioniamo l'Ibis Top Green, sì. Christophe. Sì. Che è uno dei nostri coadiuvanti storici, uno dei nostri coadiuvanti di punta, è sicuramente tra i più apprezzati tra i vari clienti. Sì. In questo procedimento, sì. Calcolando che è un prodotto clean label, quindi assolutamente etichetta pulita, sì. Può dare un aiuto al risultato finale oppure non aiuta il risultato stesso, oppure ci fa ottenere un risultato non in linea con l'aspettativa? Beh, diciamo che se prendiamo le tavole, è scritto su quella, no, quella prima, scusami. Ok, il prodotto è quello che, questo tengo a dirlo, il precotto non è non è fatto con un coadiuvante o un miglioratore o qualcosa, è proprio una tecnica, quindi non direi, non conta il coadiuvante, però se si mette ovviamente ci vuole qualcosa di abbastanza forte per mantenere la struttura del prodotto anche precotto. Ok,
E utilizzassimo il top green, va bene un utilizzo all'1% come di solito consigliamo, oppure? Sì, assolutamente. Sì, sì, si utilizza il coadiuvante come al solito, allo stesso dosaggio, assolutamente. Allora, riprendiamo un attimo il filo del discorso. Quindi, come si procede? Si procede come al solito, come dicevo, con senza puntatura, con biga, senza biga, con preimpasto, con lievito madre o senza, nessun problema. Cerchiamo nel migliore dei modi di non superare una temperatura troppo elevata, quindi cerchiamo un impasto tra i 25 e i 28 gradi circa. Quindi perché? Perché comunque se abbiamo un impasto troppo freddo o troppo caldo avremo un problema di colorazione, che magari uno se è troppo freddo tende a prendere troppo colore, quindi cerchiamo di avere una temperatura normale, tra virgolette. Poi, quindi, il resto della lavorazione, normale, quindi puntatura o meno e quant'altro, spezziamo, formiamo, lievitazione giusta, direi, cerchiamo di non andare troppo oltre, perché? Perché se va troppo lontano la lievitazione, abbiamo un problema, cioè problema, la struttura potrebbe cedere. Quindi cerchiamo di infornarlo al punto giusto o un attimino prima, ancora meglio. Poi la cottura, quello ci interessa di più, la cottura la facciamo circa al 60%, poi adesso sulla tavola successiva avremo vi spiego un po' di più. E come vi dicevo, non è per fare il precotto, non ci vuole un coadiuvante o un qualcosa di specifico, è proprio una tecnica. Quindi seguendo la tecnica si riesce a fare il prodotto. Ovviamente, come dicevamo, se utilizziamo un top green per esempio, quindi un coadiuvante, funziona. Se però se è una ciabatta con la biga, funziona. Se aggiungiamo una pasta acida, funziona. Si può, o anche in mix, funziona benissimo, non c'è bisogno di qualcosa di particolare. Quindi andiamo, passiamo alla successiva, così vi spiego un po' di più, un po' più nel dettaglio, i numeri. Questi sono, è un esempio, però secondo me fa capire piuttosto bene come comportarsi per la cottura. Prendiamo quindi come esempio una baguette più o meno grande, diciamo sì, in questo caso baguette grande da circa 320 grammi, quindi tipo questa. Abbiamo quindi, prendiamo le tavole, e abbiamo un tempo circa di cottura di 25 minuti circa su un forno a platea, okay? Su un forno rotativo saremo sui 22 minuti a 210 circa, poi dipende sempre dal tipo di forno, però diciamo, questo è un'idea per farvi capire. Quindi su un forno a platea, al posto di 25 minuti a 240 gradi faremo 13, 14, 15 minuti al massimo a 220 gradi. Su un forno rotativo mettiamo al posto di 210 gradi 190 e un 12 minuti al posto dei 22. Quindi come vedete abbiamo circa 20-25 gradi meno rispetto a quando si fa un prodotto, diciamo, fresco, diretto, e circa un 60% del tempo di cottura. Con questo riusciamo ad avere un prodotto, quindi che facciamo vedere qui, per esempio,
qui o questa, tanto qua si vede bene perché forse è più bianca, okay? E qua abbiamo un prodotto che è rimasto bianco, non ha preso colore, la struttura è rimasta abbastanza, cioè è rimasta intatta, quindi qua abbiamo un pane precotto che può essere mantenuto tranquillamente per 2 giorni. La stessa cosa qua, per esempio, pane, 7 cereali, cereal grain mix, qua è precotto rispetto al cotto, okay? Qua stessa cosa, non ha preso colore, vabbè, essendo scuro si vede forse un po' meno, però non ha preso colore. Stessa cosa per esempio per i bocconcini di le ciabattine, stessa cosa, è rimasto bianco, la struttura comunque c'è, non è ceduta, quindi va bene, quindi lo potremo mantenere tranquillamente. Se adesso ritorniamo su le nostre tavole, la successiva, ok, quindi qualche punti di attenzione per poter essere sicuro che il prodotto si mantiene, poi vi spiego il perché. La colorazione è importante perché per esempio prendiamo per esempio questa, la romana, okay? Questi punti colorati lo vedete qua, è già più fragile e quindi questa parte qua è già seccato di più, quindi di conseguenza il prodotto si vedrà la differenza. Noi stiamo cercando di avere un prodotto che è uguale all'altro. La manipolazione, questo è abbastanza importante, nel senso che un prodotto essendo precotto, quindi solo fatta la gelificazione, è più fragile, quindi di conseguenza cerchiamo di non manipolarlo o il meno possibile. Questo è molto importante per evitare giustamente il crollo della struttura. Il raffreddamento è anche là molto importante. Se abbiamo un raffreddamento fatto tranquillamente, direi, senza avere un'aria forzata, un freddo importante che viene a sbattere contro il prodotto precotto, il prodotto si dovrebbe mantenere e non seccarsi. Okay? Qua è anche molto importante, diciamo, per il precotto surgelato, però anche sul fresco c'ha anche la sua importanza. Perché? Perché comunque se il prodotto prende corrente d'aria troppo importante, comunque la crosta tende a spaccarsi o a sollevarsi, diciamo, più che altro dalla mollica, e quindi di conseguenza se sono staccati durante questa fase, nella fase di cottura finale, diciamo di seconda cottura, si sbucciava tutto. E non è un'arancia, è un pane, quindi cerchiamo di tenerlo intero. Quindi questo è importante. Questi sono 3 punti, diciamo, abbastanza fondamentali. Okay. Abbiamo una domanda. Dopo facciamo le domande, quindi andiamo avanti. La conservazione, quindi abbiamo un pochino parlato prima. Se si utilizza in giornata, che ne so, per esempio per le basi per pizze, le romane, o anche altri prodotti, si può anche tenere benissimo fuori nel laboratorio. Cerchiamo ovviamente di non essere a fianco al forno o davanti alla porta, però diciamo un ambiente abbastanza coperto e si mantiene, diciamo, dalla mattina alla sera, si mantiene abbastanza bene. Se invece lo vogliamo mantenere per più giorni, quindi 2-3 giorni, qua è
meglio, anzi, è indispensabile, direi, imbusterlo nel nylon di preferenza, in modo che il prodotto non subisce l'essiccazione, diciamo l'aria intorno che va ad asciugare e a rovinare il prodotto. Questa è la cosa importante. Lo raffermerebbe. Sì, esatto, cioè si essica. No. Si asciuga completamente e quindi se è asciugato, ovviamente poi sulla seconda cottura si sente che non è fresco, c'è qualcosa dietro che non va. Quindi è importante questo accorgimento. E poi una volta raffreddato, quindi importante, 35 gradi al cuore. Perché 35 gradi al cuore? Perché se lo imbustiamo a troppo caldo, no, perché fa umidità e poi non va bene. Però se lo imbustiamo troppo freddo, non va neanche bene. Cerchiamo di mantenere comunque un po' di umidità dentro al nostro prodotto in modo che non si asciuga troppo e quindi poi di conseguenza il prodotto, poi una volta finito la cottura, viene pari a un prodotto fresco, diciamo. E poi si mantiene in frigorifero. Ma come dicevo, niente frigo. Questo è molto importante. Non va messo in frigo. Come il pane non va messo mai in frigo, qua stessa cosa. Perché se no si invecchia molto prima rispetto a se lo lasciamo a temperatura ambiente. In alcune zone tecnicamente lo definiscono un po' gnocco. Sì, esatto. Ok, se vogliamo passiamo avanti. La seconda cottura, come si fa? Questa è più semplice, nel senso che si riprende la temperatura di cottura del pane, diciamo, fresco. Quindi prendiamo sempre il nostro esempio, la baguette, questa la cuocio a 240, la precottura l'ho fatto a 220, la seconda cottura la tengo a 240 gradi per il tempo che non ho fatto di cottura durante la prima. Quindi il 40%. Esatto, esatto, il 40%. Così abbiamo il tempo di cottura, è sempre lo stesso, solo che è diviso in due, semplicemente. Quindi qua abbiamo due esempi, però che riprendono la tavola che avevamo visto prima. Quindi una baguette su un forno a platea, 240 per 10-11 minuti, e su un forno rotto per 10 minuti circa a 210 gradi. In questo modo abbiamo completato la cottura e quindi poi dopo possiamo... è vendibile. O il ristorante lo può riscaldare in questo modo. Diciamo che questo modo di imbustare e quant'altro può essere utile per ristorante, alberghi e quant'altro, in modo da non avere troppo sprechi. Beh, questa è sicuramente una bella cosa. Sì. Soprattutto in questo periodo magari dove il Covid non ha aiutato a fare delle previsioni di vendita. Assolutamente. Quindi diciamo che ci sta in questo periodo di stare più attento anche al pane. Ma tu pensavi adesso di aver finito? No. Ok, vado a casa. No, perché vedo che abbiamo i nostri amici hanno un po' di domande. Sì, aspetta, magari finiamo. Possiamo andare avanti? Sì, sì. Ok. Oh. Sì. Vabbè, adesso domande e risposte. Ci siamo. Partiamo da Mirko, che ci chiede se sono preparati finiti o sono nuclei da aggiungere alla nostra ricetta. Ok. E qui sul tavolo ne abbiamo tre esempi. Quindi abbiamo uno qua, che è il Cereal Grand Mix, okay? Un sette cereal. Qua abbiamo il Japan, che è un pane con il tè matcha, le bacche di aronia. Semi di papavero. Semi di papavero. E davanti a te, Gianfranco? Il gran legumi.
che oltretutto è stato premiato ultimamente come miglior prodotto innovativo dell'anno, che ha un 5% di farina di lenticchie, 5% di farina di ceci, un po' di timo che rinfresca e lo zenzero che dà quel pizzicore molto interessante. Assolutamente, e questi sono tutti mix al 100%, questi presenti. Poi anche i prodotti, diciamo, nuclei al 50% funzionano lo stesso. Posso rispondere in parte anch'io a Mirko? Certo. Io opterei sempre per i nuclei in Ventis, poi questo è un gusto prettamente personale. Ma c'è anche Fabrizio che ci chiede che a volte nei pani precotti si manifesta un distacco tra mollica e crosta. Da cosa dipende? Questo interessa anche a me. Esatto, questo è il difetto principale del precotto. Perché? Perché si stacca così dalla mollica, dalla crosta della mollica? Perché il raffreddamento è stato fatto troppo violento. Perché? Perché c'è stato uno shock termico che è passato da, diciamo, il forno, da quello che è, un 200 e qualcosa, a una corrente d'aria, magari una porta aperta, una finestra aperta, che fa sì che lo shock è così importante che la crosta, che è ancora in formazione, però c'è, si solleva dalla mollica e quindi di conseguenza poi, diciamo, c'è un vuoto tra i due e il prodotto poi si scrosta completamente. Per questo, perché il raffreddamento deve essere fatto in maniera più delicata, a temperatura più ambiente, diciamo, anche se dura 10 minuti di più, non è un problema, anzi, sono problemi in meno. Per quello ricordavi specificatamente no frigorifero e no correnti d'aria, ricordo. Esatto. C'è anche Massa che ci chiede quale tipo di cottura permette di ottenere risultati migliori, il forno rotativo o il forno statico? Non c'è una cottura migliore, funziona su tutti, come possiamo vedere qua, tutti quanti sul forno a platea, perché ce l'ho. Però si può fare benissimo sul rotativo, sulla platea. Direi la scelta del forno dipende più che altro del prodotto che si vuole fare. Un pane al lievito madre o un pane di sette cereali, una ciabatta si fa, o un pane di grano duro si fa più facilmente, e anzi è meglio farlo su una forna platea piuttosto che una baguette o dei panini piccolini tipo il Japan, che sono forse meglio se vengono cotti sul forno rotativo. Roberto invece ci chiede quanto tempo regge prima della cottura finale. Quanto tempo ha tra una cottura e l'altra? Sì. Due giorni. Sì, però dopo diventa più complicato. Però diciamo che fresco così, uno o due giorni si mantiene bene. Dal terzo dipende come è stato fatto, come è stato imbustato. Se è imbustato, diciamo, ben sigillato, può anche durare un giorno in più o due, ma non possiamo neanche andare troppo in là perché c'è il rischio di muffa anche, perché rimane un prodotto precotto abbastanza carico di umidità, quindi c'è sempre questo rischio qua. E per questi due giorni è sempre consigliabile ovviamente la conservazione in un sacchetto di nylon. Sì, assolutamente. Ho qualche domanda? Giovanni invece chiede se c'è una temperatura al cuore standard per capire se la cottura è ottimale. Non c'è una temperatura a cuore, però sono prove più che altro da fare, nel senso che l'importante è di trovare tempi, temperatura giusta, in modo che il prodotto non colora, che la struttura si mantiene, quello è. Non c'è una temperatura ideale per la precottura, per imbustarlo sì, perché cerchiamo di imbustarlo intorno a 35 gradi, però per la precottura direi di no.
C'è anche Stefano che chiede come va congelato eventualmente. Prima si raffredda e poi in abbattitore? Sì, ok. Quindi questo, se vogliamo abbattere e congelare il prodotto, in questo caso la fase fondamentale è il raffreddamento, perché deve essere fatto assolutamente nelle regole, quindi niente corrente d'aria, niente shock termico, e poi dopo viene messo nell'abbattitore fino a che arriva a meno 12 circa a cuore, poi una volta a meno 12 si imbusta e poi si mette nel congelatore e si può mantenere il prodotto. Però è fondamentale questa fase di raffreddamento, perché è il punto critico, è questo. Bene. E Angelo invece chiede se può dare qualche consiglio, se tu puoi dare qualche consiglio per quanto riguarda il precotto sul gelato. Ok, quindi la base è sempre la stessa. Poi, come dicevo, è proprio il raffreddamento fondamentale. Quindi fatto benissimo, quando arriva a meno 30, a 35 gradi a cuore, viene messo nell'abbattitore che è già impostato a meno 30, a meno 40, quello che è, e poi con la sonda, quando arriva a meno 12, si imbusta e si mette nel congelatore. Però, ripeto ancora una volta, se qualcuno vuole fare del precotto surgelato, il punto fondamentale è proprio il raffreddamento. Marco invece dice che gli risulta che l'impasto deve avere poca forza per evitare lo stacco della crosta quando si ultima la cottura. Cosa dite? Sei d'accordo con il nostro amico Marco? Allora, non deve avere né troppa forza né troppo poco, diciamo così. Perché? Allora, se hai troppa forza, è vero, diciamo che la crosta di solito è più sottile, quindi più fragile. Se non è neanche abbastanza forte, la struttura è abbastanza debole e quindi non c'è uno sviluppo buono e quindi il prodotto poi non viene uguale al fresco, perché quello che stiamo cercando è avere un prodotto molto simile al pane fresco. Mentre Pellegrino ci dice che può abbattere il pane nell'abbattitore, visto che c'è aria forzata, si parlava prima di arie, okay, di correnti d'aria e tutto. Mi danneggia il prodotto finito oppure non mi comporta nessun problema? Allora, l'aria forzata no, perché è un abbattitore, diciamo, buono, nel senso che va, insomma, cioè, raffredda velocemente, anzi, è buono. Però in questo caso è molto, molto importante controllare le temperature. La temperatura a cuore del prodotto, perché quando arriva a meno 12 imbustiamo, non dobbiamo aspettare meno 18 che va oltre, perché rovina proprio la struttura, la crosta, e quindi poi creano problemi. Ok. Massa, che ha già domandato anche prima, chiede quanto tempo si può tenere al massimo. Fresco un paio di giorni, come si diceva prima. Sì, tre giorni, non di più. Surgelato. Surgelato. Ci sono meno problemi. Allora, Ettore ha bisogno invece di una delucidazione, perché potrebbe spiegare meglio la conservazione del prodotto dopo la prima cottura o il suo eventuale abbattimento in cella? Ok. Quindi per la conservazione faccio anche un esempio. Semplice. Vabbè, quello l'ho aperto, però. L'ho messa semplicemente, vabbè, quello l'ho lasciato sulle griglie, imbustato, chiuso per bene, ok? In modo che, vabbè, quello è aperto perché l'ho aperto per questo pomeriggio, però chiuso per bene e così si mantiene 2-3 giorni senza nessun tipo di problema. Su una griglia coperto, sì, ermeticamente. Sì, perché? Perché lo so che io lo utilizzerò oggi o domani. Però se è, diciamo, congelato, in questo caso congelato è importante
imbustarlo in modo giusto, nel senso che ci vuole il nylon sigillato al massimo in modo da evitare che l'aria penetra dentro e poi fa una specie di brina, perché questa brina va a rovinare il prodotto e poi tutta una serie di problemi dopo. Una domanda io, Christophe. Uh-huh. Se un nostro panificatore, se un artigiano, sì, volesse avvicinarsi per la prima volta a un precotto fresco, sì, su quale formato gli consiglieresti di fare la prima prova? Su una baguette, su una ciabattina? Quale consiglieresti? Per avere un risultato buono, che possa piacere immediatamente alla sua clientela. Secondo me il formato migliore per cominciare è il formato medio-piccolo, tipo questo 50, questo 100 grammi. Questo è il formato migliore, secondo me, per cominciare, per prenderci la mano. E poi dopo, però, cioè, per assurdo, forse anche meglio cominciare da questi, da questi mix. Perché? Perché quelli lo sappiamo. Quelli che chiamano anche, magari, fatti con un semilavorato. Esatto, quindi, perché? Perché sappiamo che questi non se ne vende quintali tutti i giorni, quindi se ne fa un po' di più due volte a settimana, però ce l'ho sempre a disposizione per il negozio. Bene. Questo è, secondo me, il modo migliore per cominciare. Un giorno mi insegnerai a fare quella forma, che certo, è fantastico. Un'altra domanda? Oh, c'è anche Simone che ci scrive e parla di una ciabatta. Sì. Come si può comportare con il vapore e il tiraggio? Ok, allora il vapore va messo sempre. E se uno è abituato a mettere il vapore, lo mette, punto. Io sono abituato a mettere tanto vapore su tutti i miei prodotti, per chi mi conosce lo sa, e va benissimo. Se uno non la mette, non c'è problema, perché è una questione più estetica più che altro. Però il tiraggio, la precottura, meglio farlo tiraggio chiuso, perché per evitare di asciugare troppo il prodotto, già dobbiamo tenere comunque abbastanza umidità, senza, quindi se apriamo abbiamo il rischio che si asciuga. Va bene. Okay. Qualche domanda? Siamo con il tempo? Ah, okay. C'è un amico che ci segue e fa un esempio suo, pratico. Mm? In inverno lui ha il laboratorio freddo, come una gran, sì, parte dei panificatori che sono presenti sul territorio, e non supera i 28 gradi. Quindi mi troverei quel problema di crosta che dicevi. Sei d'accordo con lui? O c'è un procedimento che si può adottare per ovviare a questa problematica? Diciamo che non è la temperatura del... Se rimane a 28 gradi non c'è problema, anche se è sotto. Io ne ho visti di molto più freddi, laboratori. Sì, no, anch'io, però l'importante non è la temperatura ambiente, direi, ma è il fatto delle correnti d'aria. Questa è la cosa importante. Sembra, cioè, una porta aperta, una finestra aperta, sono queste cose qua le cose importanti. Non è la temperatura in sé del laboratorio, okay, della stanza. Quindi, lontano da una finestra o da, sì, qualsiasi presa d'aria. Sì, assolutamente. Questo è fondamentale. La condizione assoluta. Sì. E Nicola invece ci chiede, se la metto in abbattitore direttamente appena sfornato? Il tuo viso, la tua risposta mi fa già capire. Diciamo che se si fa, 99% delle volte si sbuccerà tutto. Quindi c'è quel rischio lì. E diciamo che non vogliamo che si sbuccia il pane. E l'idratazione dell'impasto condiziona il precotto surgelato? No. Sì e no. Nel senso, facciamo due esempi. Una baguette e una ciabatta, no? Una baguette e una ciabatta. Una baguette ha un 55-60% d'acqua, questa ciabattina ne ha l'80%. Cosa? Cioè, non è che condiziona, però devo adattare il mio tempo di cottura.
perché questi hanno più o meno lo stesso peso, però questo lo devo far asciugare un attimo in più, quindi magari non prendo come numero 20 gradi in meno, ma 25 gradi in meno, in modo che rimane bianco, però si asciuga abbastanza per far sì che la struttura non cede. Un altro amico ci scrive relativamente al vapore, di cui si è parlato. Sì. Se viene dato anche nella seconda cottura. Non è necessario mettere il vapore sulla seconda cottura. Se c'è la possibilità, sì. Però se prendiamo l'esempio di, non so, un ristorante o un hotel che va a cuocere per la mattina o per i pasti, non tutti hanno il vapore. E direi che non è fondamentale. Perché? Perché sappiamo che il vapore, quando lo diamo su un pane, lo diamo all'inizio per dare il volume, per dare tutta una serie di cose. Quindi se non c'è in un secondo momento, non è un problema. Se c'è, bene, ma se non c'è, non succede niente di grave, insomma. Diciamo che può dare un valore aggiunto, ma non è indispensabile. Esatto, assolutamente. E visto anche il tempo, ci ha fatto sforare un po', ti hanno fatto lavorare un po' di più, sì. Cristo. Quindi oggi non segni mezza giornata di ferie. Quindi Nicola ci chiede se per la cottura finale dal congelatore al forno direttamente. No, diciamo che dal congelatore al forno direttamente, meglio di no. Perché cerchiamo sempre di farlo scongelare almeno 15 minuti, 10-15 minuti, in modo che si scongela leggermente e poi dopo può cuocere. È meglio, è sempre consigliabile farlo in questo modo. Bene. Altre domande? No, per motivi di tempo. Bene. La temperatura della cottura? Ok, quindi la temperatura, ultima. La temperatura della cottura finale, come dicevo, è la temperatura normale di cottura di un pane, quindi dipende il tipo di pane, ma se facciamo una media è tra i 235 e i 250, no? Più o meno. Quindi questa è la temperatura finale di cottura. Credo che abbiamo finito per oggi. Ci sono altre domande, cercheremo di risponderci, ci risponderemo via mail, perché tanto avete lasciato il questionario. Sì. Fra pochissimo riceverete un questionario molto, molto veloce da riempire, ci vogliono veramente 2 minuti e non di più, che ci permette di aiutarci a migliorare e a proporvi delle cose nuove per le prossime volte. Prossimo appuntamento, possiamo già dire? Beh, questa è una buona notizia. Ci sarà un prossimo appuntamento, non tra molto tempo, perché sarà, salvo imprevisti che speriamo non ci siano ovviamente, il 7 di luglio, e l'argomento sarà uno degli argomenti più richiesti nel primo webinar e, da quanto abbiamo visto, anche in questa seconda sessione, ossia le brioche surgelate. Prelievitate. Christoph, tu sei in grado, secondo te, sì, possiamo fare qualcosa? Assolutamente. No, si potrà fare. Adesso vediamo l'orario, cioè mattina, pomeriggio, vediamo com'è, però vi inviteremo, vi manderemo un invito sicuramente fra pochi giorni per chi è interessato. Quindi io vi ringrazio tanto di averci seguito, spero che ho risposto a un po' di domande. Se avete bisogno, lasciateci i vostri contatti sul questionario, poi possiamo intervenire, possiamo venire a trovarvi e quant'altro. Grazie mille e alla prossima. Grazie Gianfranco. Grazie a te Christophe per tutto quello che hai saputo dare a tutti quanti. Grazie.